Pichierri e la dottoressa Tiziana De Tullio. Abbiamo denunciato una serie di casi, sono stati alcuni casi, l'avvocata Pichierri ha portato in tribunale, avendo a volte anche degli esiti positivi, in cui emerge, e purtroppo è cultura comune, in qualche modo lo si sa, persino nelle sceneggiate televisive viene fuori, che le case accoglienza, alcune delle quali fanno uno splendido lavoro, intendiamoci, diciamo che hanno un eccessivo interesse, diciamo, nel portare fuori bambini dalle loro famiglie. Allora, in alcuni casi questo è necessario, ma certo è che le modalità con cui è stato applicato l'articolo 403 del Codice Civile, di cui abbiamo chiesto in vari modi già da parecchio tempo una profonda riforma, sono impressionanti, e cioè è sufficiente che una persona dei servizi sociali, comunicandolo al magistrato ma senza l'autorizzazione del magistrato, lo decida e un bambino viene portato via da scuola con modalità simili ai sequestri degli oppositori all'epoca dei desaparecidos in Argentina. Cioè vengono i carabinieri a metà della mattinata, un genitore va a portare i suoi figli a scuola pensando che siano in buone mani, arrivano i carabinieri su mandato di una persona dei servizi sociali, magari supplente, prendono i bambini, li portano via, e immaginate un bambino abituato a vedere il padre, la madre o altre persone familiari, che viene portato via da carabinieri in divisa e viene portato in un luogo la cui località non viene comunicata ai genitori. Poi, forse dopo anni, si scopre che non era vero niente, si scopre magari, come sembra in questi casi, ora tutti gli imputati, gli accusati di questi giorni hanno tutto il diritto alla loro presunzione di innocenza, ma che ci siano dei cointeressamenti tra le case accoglienza, tra certe persone, certi operatori dei servizi sociali e magari anche decisioni, diciamo così, affrettate da parte dei tribunali dei minori, questo emerge in tanti modi. Abbiamo visto di casi, ne dico solo uno, di una persona alla quale sono stati portati via i figli quando avevano pochissimi anni, gli sono poi stati riaffidati quando avevano 17 anni ed erano mai tossicodipendenti, pregiudicati, dopo 15 anni passati nelle case di accoglienza dove dovevano essere protetti da una cattiva educazione. Questo padre poi alla fine è stato riconosciuto come capace di occuparsi dei propri figli.